Oggi prepariamo i fiori di zucchine fritti e ripieni con formaggio e alici sott'olio. Questo è un classico fiore di zucchina. Per prima cosa andiamo a eliminare queste estremità che si trovano alla parte finale del gambo, semplicemente strappandole. Adesso, utilizzando una forbice, andiamo a rimuovere il pistillo. Questo qua lo togliamo perché in cottura potrebbe diventare amaro. Adesso lo possiamo farcire. Un grande classico dalle mie parti è mozzarella e alici sott'olio. Io in questo caso userò della scamorza, sempre le alici, però volendo potete usare il formaggio che più vi piace. L'importante è che sia pasta abbastanza asciutta. Quindi lo mettiamo all'interno e mettiamo anche un pezzettino di alice. Una volta che sono farciti, li chiudiamo e stringiamo la parte finale dei petali, così proprio girando delicatamente, e schiacciamo un pochino in modo tale che rimanga in cottura un po' più chiuso. Adesso in una ciotola mettiamo la farina facendola passare attraverso un colino a maglie fine. Adesso aggiungiamo acqua frizzante ben fredda di frigo e 2-3 pizzicotti di sale fino. E con una forchetta, io userò un frustino, andiamo a mescolare ottenendo la nostra pastella. E questa è la consistenza che deve avere. Teniamo sul fuoco con almeno 2 cm di olio adatto per frittura. Immergiamo il nostro fiore, facciamo fare un bel giro veloce. E appena l'olio è caldo, lo immergiamo. E li fate cuocere per almeno 2-3 minuti per lato. E una volta pronti li mettiamo su un foglio di carta assorbente. Ed ecco così conclusi i nostri gustosissimi fiori di zucchina fritti.